Davide. Eccoci qua in un posto che non possiamo assolutamente perdere, la Mazzara in miniatura del signor Ignazio. Vediamo il signor Ignazio all'opera. Questa è la torre di Erice. Quanti anni ci sono voluti? Per fare tutti questi lavori qua sono 28 anni per ora, come hobby però. Parecchio tempo. Sì, è tutto materiale riciclato. Tutto materiale riciclato. Andiamo alla scoperta. Qua vediamo la cattedrale, fatto anche la statua. Oggi andremo qua a visitare. Questa invece è la chiesa madre di Erice, la cattedrale, e qua manca la torre che appunto il signor Ignazio la sta facendo. Qua vediamo una chiesa particolare, San Francesco d'Assisi, che è la chiesa davanti a noi, dove in questo posto qua c'è il signor Ignazio. Adesso la vediamo in reale. Ed eccola qua, qua il muro laterale, porta d'ingresso e l'ufficio di Ignazio in perfetta scala. Chiesa di San Francesco d'Assisi. La prima chiesa in cui sono entrato si rivela una meraviglia. Siamo all'interno della Kashba, questa è via La Trappola. È veramente un labirinto. Non so dove vado. Cosa ci sarà di qua? Finisce la strada. Ci si perde nella Kashba. Vediamo una fortissima influenza araba e piena di piastrelle colorate, murales. Ci si perde qua dentro. Aiuto, aiuto, aiuto. Che cosa sarebbe Mazzara senza i suoi pescareggi? Vabbè, speriamo che siano un po' meglio di questi. Ma anche un po' meglio di questi. Ragazzi, qua si fa sul serio. Siamo davanti al mercato ittico. C'è pochissimo pesce. E molti gamberoni sono surgelati. Mi hanno detto che praticamente quasi tutti sono surgelati. Siamo in Corso Umberto I, una delle vie principali di Mazzara del Vallo. Le mura, siamo in Piazza Mocarta. Lì c'è la Stele della Pace e dietro c'è il mare.
da Corso Umberto I, questo è il lungomare di Mazara, quello è il porto e questa è la bellissima Stella della Pace, che forse la cosa più interessante è la H, perché la pace ha origini nel cuore di tutti gli esseri umani e la H è stata aggiunta in seguito. Grandissimo, l'incisore ha fatto un po' di errori. Questo è il retro della cattedrale, non è la pubblicità della Galbani. Chiesa e convento di Santa Caterina, perché siamo in piazza Santa Caterina. Siamo nella un po' di tosse, siamo nella piazza centrale della cattedrale di San, no, di Mazara del Vallo. Guardate quanto turismo c'è. Questa è la cattedrale alle nostre spalle. C'è troppa gente, veramente. Per vedere la chiesa cattedrale del Santissimo Salvatore dovete venire durante una messa, questi sono gli orari, almeno in questo periodo qua. Resti della chiesa di Sant'Ignazio dell'VIII secolo. Da fuori sembra spettacolare, sembra intera, intatta, invece dentro non esiste più niente, completamente disintegrata. Ma cazzo, 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 accidenti. Basta, questa vita è grama. Ha chiuso, ha chiuso. Il museo del satiro danzante è chiuso. Lunedì chiusura. Ma che sfiga, oh ragazzi, ma che sfiga maledetta. Vacca boia, che palle. Collegio dei Gesuiti.
Gesù da parte una porta araba. Vediamo il miscuglio di culture che ci sono. Gesù da parte una porta araba. Vediamo il miscuglio di culture che ci sono. Guardate che mare sotto di noi. C'è la scala dei turchi. Siamo a Real Monte, provincia di Agrigento, scala dei turchi, un luogo del cuore della Sicilia e dell'Italia. Ed ora un po' di storia che non fa mai male. La scala dei turchi è una falesia bianca che si erge tra due spiagge di sabbia fine, dalla cui sommità si scorge tutta la costa agrigentina. È un monumento della natura vivo, uno sperone di marna bianca modellato nel corso dei secoli e ancora oggi dall'erosione del vento e del mare in forma di una gigantesca e spettacolare candida scalinata. Oggi simbolo della bellezza della Sicilia e dell'Italia nel mondo. Oltre che monumento più visitato ad Agrigento dopo la Valle dei Templi, il suo nome rimanda alla curiosa conformazione ma anche ai pirati saraceni erroneamente chiamati dalla popolazione locale turchi, che imperversarono nel 500 su queste coste e che, secondo la leggenda, invasero il territorio dell'odierna Real Monte, risalendo dal mare proprio grazie ai gradini della scala dei turchi. Quindi erano pirati saraceni, però venivano chiamati, sbagliando, turchi. C'è vento forte. Non c'è nessun visitatore, non ci sono i turisti. Unico turista a vedere la scala dei turchi. Come mai? Piove anche.